Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi è il setup perfetto. Notte d'estate, caldo che si scoppia, aria condizionata e notte fonda. Quindi ci si gode sciuico dentro e non si pensa a nient'altro. Detto questo, ci eravamo lasciati con Jeddo e il suo party dopo aver combattuto una Chris un po' sospetta che a mio avviso non era la vera Chris. Sono convinto che fosse la ragazza che si chiama Maria, se non mi ricordo male, che era insieme a Huber. Io credo che lei abbia preso le sembianze di Chris perché ha utilizzato la runa dell'acqua, e la runa dell'acqua Chris non l'ha mai avuta. O almeno la Chris che abbiamo utilizzato noi non ha mai avuto l'arma, cioè non ha mai avuto la runa dell'acqua. Quindi che sta succedendo? Andiamo a scoprirlo. Com'è potuto succedere? Hanno ucciso il capo qui. Che è successo? Chi avrebbe mai pensato che avrebbero ucciso il nostro capo? Abbiamo fallito. Cosa? Chi ha fatto questo? Perché? È terribile qua giù. Come abbiamo potuto lasciarlo da solo? Zebon è morto. Esatto, qui infatti poi dopo le lucertole rivendicavano il loro capo contro gli Zexiani, che dicevano: vendicheremo il nostro capo di qua. Non dovremmo cercare di fermarli, capitano? Non sei preoccupato riguardo ciò? I cavalieri potrebbero essere responsabili, ma non sappiamo ancora le loro ragioni. Non penso che potremmo fermarli anche se ci provassimo. La perdita del loro capo li ha inaspriti oltre il punto del senso di ragione. Quindi che dovremmo fare adesso? Cercare ancora di trovare i Firebringer? Dovremmo fare visita a una donna chiamata Lucia, il capo del clan De Caraia. Potrebbe sapere qualcosa. Quando dici rinominata, intendi bellissima, vero? No, non importa. Non c'è molto per noi da queste parti più. La rinomata. La rinomata Lucia. Non capisco perché l'emulazione in questo periodo mi sta facendo un po' di problemi, mi sta un po' scatticchiando, quando prima invece era così smooth, no? Così liscio. Devo vedere, devo cambiare forse qualcosa. Eccoci arrivati al villaggio dei Caraia. Ehi, capitano, cosa faremo quando raggiungeremo il villaggio dei Caraia? Sai qualcosa di loro? Potresti dirlo, nel senso, sì, qualcosina. Quindi, dov'è il loro comitato di benvenuto? Immagino. Chi siete voi? Qual è il vostro affare col nostro villaggio? Ayla, lei è nuova. Affare? Wow! Che cosa bellina che abbiamo qui. Vedi, siamo qui per dire, siamo un circo errante. Io sono Ace, il lanciatore di coltelli. Jack e Queen lì giù sono gli acrobati, e il nostro capo, che è vestito di nero laggiù, è un domatore di animali. Quel vecchiaccio sa diversi trucchi magici da terre lontane. Non provare a prendermi per il... Ehi, calma adesso. Non ti arrabbiare. Non corrucciare quella tua bella faccia giovane che possiedi. Anzi, quelle sopracciglia che possiedi. Non oserei mai prendermi gioco di te. Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Chi se ne frega dei wrinkles? Non credo che tutto ciò si concluderà per il meglio, capitano?
Ah, dacci un taglio, dacci un taglio. Comunque, dammi una pausa. Ok, bene, ottimo. Minchia. Bellissima questa cosa. E tra l'altro lei si somiglia tremendamente alla Lucia di Giova, alla Lucia giovane che abbiamo incontrato in Shwigoden 2, se ci fate caso. No. Che palle che ti interrompono così subito dal casting. Fanno un sacco di danni. Oh no, ma ho colpito anche Jack. Aia. Elmo danneggiato. Povero Jack che non ha preso esperienza. Voi siete dei bugiardi e probabilmente anche delle spie. Adesso ditemi chi siete davvero. Ah, che brutte parole per una così adorabile bambina. Non stiamo cercando un combattimento, ok? Ferma, Ayla. Jimba, perché mi stai fermando? Questa gente ha portato le armi nel Karaya. Mi dispiace, Ayla. Questi sono i miei ospiti. Meglio calmare la tua tempra prima di farti male. Mi dispiace, non volevamo farvi. Non avevamo intenzione di farvi del male. Non ero sicuro di poter spiegare la situazione in modo chiaro. Cosa? Spiega. E se ne va? What? Mi scuso, molti dei nostri guerrieri sono fuori. E quelli che rimangono sono abbastanza cioè, edgy è un modo per dire asociali, ecco, mettiamola così. Oh, che è successo? Venite al villaggio. Cercherò di preparare una sorta di comitato di benvenuto, un po' così, dopo questo spiacevole benvenuto. Va bene. Niente di strano da parte vostra. Niente stranezze da parte vostra. Vi prenderò a calci nel culo fuori di qui. Carino. Molto carino. Allora, la casa di Jimbo dovrebbe essere questa, no? Perché Jimbo è esatto, è il fratello. Ah no, questa è la vecchia. Perché Jimbo. Ah, forse sei andato da Lucia in realtà. Sì, perché Jimbo è il fratello di Lulu, però credo che lui in realtà. Forse. Aspetta, ma allora. Cioè, si sta svolgendo tutto in contemporanea quando Yugo è partito.
Si sta svolgendo tutto in contemporanea di quando Hugo è andato a Zexen, tecnicamente, perché il periodo sembra un po' quello. Sì, ma dove cazzo è finito Jimbo? Non era questa casa di Lucia? Forse era quella dopo. Forse era questa. Infatti, era... mi ricordavo male. Un altro dei segreti del capo su cui dovremmo discutere, eh? È sempre la stessa storia. Spero sempre che occasionalmente ci porti anche lui nei suoi meeting. Non si fida di noi? Io credo che tutti quanti ci fidiamo l'uno degli altri. Comunque, non dovremmo mettere le nostre vite nelle sue mani e la sua nelle nostre. Non credi? Lui possiede diversi segreti, ma non l'ho mai sentito dire una bugia, comunque non ha mai mentito. Certo, lo so, è abbastanza ovvio, ma perché non possiamo partecipare anche noi nei suoi piani, nei suoi pensieri? È così distante. Ah, bene. Mi sta venendo un po' fame. Vecchio, che ne pensi? Che ne pensi di vedere se qui nel villaggio riusciamo a trovare qualcosa da mangiare? Ottima idea. Sto iniziando ad avere fame anch'io. Queen, tu? No, io passo. Il clan dei Caraglio sono cacciatori e mangiano un sacco di carne. Ah, vero. Tu sei vegetariana. Qualcuno ha visto Jack qui attorno? E mi sa che è ancora morto dallo scontro prima. L'ho visto passeggiare al di fuori del villaggio. Chissà dove se n'è andato. Lui sparisce sempre. Quindi immagino che siamo soltanto noi due. Ah, quindi prendo il comando di Ace. Allora, abbiamo detto qualcosa da mangiare, giusto? Quindi sicuramente dovremmo andare da questa parte. Fermi. Qual è il significato di tutto ciò? Ah, che sono le lucertole? No, non sono le lucertole, non penso. E ancora quella piccola ragazzina. Sembra abbastanza seria. Potremmo essere degli stranieri, ma cosa facciamo se... Diciamo se se la prendono con una piccola del genere e non andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Ah, eccola, vedi, lei è... Woman... Per favore, ascoltatemi. Dovete andarvene di qui, tutti quanti, immediatamente. Hai perso il senno? Non abbandoneremo mai il nostro villaggio. Pensi che siamo dei codardi? Quell'uomo ha condannato tutti quanti voi alla morte. Ha scoperto qualcosa che gli permetterebbe di giustificare milioni di morti. Comunque... Il mio spirito è debole, non sono pronta ancora. Quindi, per favore, consideratelo un avvertimento. La morte consumerà questo villaggio, ma solo questo villaggio sarà sacrificato. Veloci, dovete scappare. Basta con i tuoi discorsi senza senso. Perché stai dicendo che dobbiamo sacrificare Caraia? Come immaginavo. È inutile. Proprio quello di cui avevo paura. Che cosa è stato? Però li ha avvertiti, strano. Quella donna ha dei grandi poteri. E non è non è una semplice magia. Quella è vera stregoneria. Ehi, potremmo essere nei guai. Perché tu, strega? Spiriti, per favore, proteggetemi. E lei usa il teleport, quindi sarà lei che probabilmente mi teleporterà in giro per la mappa finalmente. Potrebbe essere la nostra Vicky. Fate in fretta, andatevene di qui, ora. Non riuscirai a scappare. Sì, lo piglia. Niente, se n'è andata. Penso che dovremmo seguirla.
e scommetto che quella donna conosce qualcosa che potremmo usare. Giusto, andiamo. Ma solo voi due? Sì, vabbè, solo voi due, vi prende a calci nel culo e vi disintegra. Mi disintegra proprio. Beh, di sicuro sa correre veloce. Beh, è una Grasslander, ma dove è andata? L'abbiamo persa? E adesso che facciamo? Aspetta un minuto, guarda lì. Andiamo. Ok. Pant, pant. Ehi, piccolina. Presa. Te abbiamo presa. Wow, non essere così arrabbiata. Gli spiriti della terra proteggono la gente di Caraia. Ci salveranno. Ehi, aspetta un attimo. Immagino che significhi che non mangeremo per un bel po'. Ecco, nel frattempo Geddo è passato tanto tempo. Non avrei mai immaginato di ritornare qui. Lo stesso vale per lo stesso. Dice, lo stesso vale per me in teoria. Che cosa ti porta qui? Qui, diciamo, che cosa ti riporta qui? Non immaginavo. Non era questa una landa maledetta per te? Lo è davvero? E Lucia non c'è però. Quindi, cosa mi vuoi dire? Certo. Stiamo rintracciando, stiamo seguendo delle voci riguardanti i Firebringer che sono riapparsi. Ho sentito delle voci anche io spesso, recentemente. I banditi hanno saccheggiato. No, i banditi che hanno saccheggiato. Con i Matilda Knights una decina di anni fa hanno parlato di Firebringer. Sì, ma questo è differente. Sono andato a vedere il capo del clan delle Lucertole, ma dopo un po', dopo averlo incontrato, è stato ucciso. Qualcuno sta cercando di, diciamo, di settappare, comunque sta cercando di mettere in atto dei problemi. E adesso questa voce dei Firebringer, la vecchia leggenda. Troppe coincidenze? Sì, decisamente. Jimba, veloce, urgente. Che sta succedendo? Potrebbe essere saggio per noi andare via anche. C'è chiaramente qualcosa che ci sfugge qui. Dovremmo controllare, non pensi? Ah, siamo arrivati alle rovine, quelle là, tipo dei Sindar. Ti ho beccata. Non andrai via questa volta. Impressionante che tu sia riuscita a trovarmi. Mia nonna era la mistica del villaggio.
Quando usi la stregoneria come lei, gli spiriti attorno a te incominciano a urlare. Capisco. Quindi i barbari hanno più che delle superstizioni a guidarli. Interessante. Almeno la tua vita è stata risparmiata. Che cosa? Oh, eccoci qua. Ancora di lui non sappiamo il nome, eh? Non posso lasciarti fare quello che stai facendo, cioè quello che vuoi fare, Sara. Ah, Sara si chiamava, ecco, mi ricordavo Maria. Che cos'è questo? Un dopo cena? Sì, va bene. Si vuole mettere contro di lui. Joker! Qui! Ma qua comunque lui ha delle vibes. Cioè loro due hanno delle vibes veramente da boss finali. Dei ragazzi abbastanza, diciamo, particolari, interessanti. Sì, lui, cioè loro due. Sembrano veramente, hanno veramente le sembianze di boss finale. E lei probabilmente potrebbe, insieme all'uomo mascherato, passare dalla mia parte. Ehi, che cosa vuoi? Questo non è un gioco. Non lasciare che il tuo orgoglio ti porti verso quella direzione. Devi conoscere bene i tuoi avversari. L'uomo in nero non è un uomo normale. Ho visto diversi personaggi cattivi, ma niente come quello. Se non ti avessimo portato fuori da lì saresti morta. Saresti stata storia. Dovevo provarci. Non puoi dirlo senza provarci, o comunque senza averlo. Già, beh, sì, senza provarci. Non prendere. Non, cioè, nel senso, non prendere mai uno scontro finché non conosci finché non conosci la forza e la debolezza del tuo nemico. Solo un pazzo combatterebbe alla cieca. Non c'è un guerriero nei Caraia che accetterebbe la sconfitta prima senza averci provato. Ah! Come faccio a farle capire? Ehi, Joker! Oh no! Guarda lì! Il villaggio! Non può essere. Che stiamo aspettando? Dobbiamo andare dai guerrieri dei Caraia, no? Sì. Ah, quindi si unisce al party. Esatto. E quindi ora dobbiamo tornare. Allora, questo è quando Chris e gli altri hanno dato fuoco al villaggio. Siamo praticamente nello stesso momento in cui hanno dato fuoco al villaggio. Combattiamo? Ok, siamo al villaggio dei Caraia. Geddo e Queen. Infatti, vedete? Ci sono i Zexiani. Quindi la storia di Geddo non è così, diciamo, passata, non è così lontana. Non c'è niente che possiamo fare. Faremmo meglio di andare via. Hai ragione. Bruciateli tutti. Non lasciate che questi selvaggi scappino. Quindi è stato veramente lui a dare fuoco a tutto e a ammazzare nonostante avessero detto di no. Quindi aveva ragione. Non sembra che quei cavalieri lasceranno qualcosa alle loro spalle. Non dovremmo immischiarci. Sì. Lascia che metta il mio segno. Andiamo. Oh sì, questo è soltanto l'inizio. Ecco un regalino. È abbastanza raro. Però.
Dannazione. Inseguiteli. Chi sono quelle persone? Forse le frecce le ha lanciate Jack. Esatto, e qui è dove hanno bruciato il villaggio dei Carai. Sono sicura che ce la faranno, no? Anzi no, ho impressione che tipo li abbiano ammazzati. Purtroppo sì. Che gli è preso a quei cavalieri? Prima il clan delle lucertole, adesso il clan dei Caraia. Sembrano molto più violenti del normale. Chi lo sa? Stai nascondendo ancora qualcosa? Non ti preoccupare, non mi aspettavo delle risposte. È solo che tutti quanti ci fidiamo di te e dipendiamo da te. Questo è tutto. Mi dispiace. Lui non gli può dire la verità. Guarda, è Queen, è il capitano. Vedo che siete sopravvissuti. Non così. Non è stato così facile uscirne fuori. È abbastanza triste quello che è successo laggiù. Ecco, quindi ora lei si unisce a me. Che gli prende alla ragazza? Si sente in colpa, no? Perché ha cercato di inseguire quei cavalieri da sola e praticamente siamo riusciti a forza a trascinarla via. In questo caso penso che dovremmo aspettare pazientemente fino all'alba. Non vorrei trovarmi, cioè non vorrei fare qualche mossa stupida e ritrovarmi di fronte qualcuno, qualche grasslander incazzato o qualcuno di quei cavalieri. Sì, buona idea. Comunque, dov'è Jack? Qui. Ecco, lui spunta sempre così all'improvviso. Felice che tu stia bene. Dove sei stato tutto questo tempo? Ho pensato che cacciare un coniglio. Pensavo di appunto di prendere un coniglio per cena. Bene, dov'è? Tutto il casino che è successo lì li ha spaventati e li ha fatti correre via. Beh, immagino. Così ora siamo sei nel party, no? Perché eravamo cinque e ora lei che si unisce a noi siamo sei. Lucia a questo punto dovrebbe essere andata verso il clan delle lucertole, perché non era più presente al villaggio. Quindi immagino che ora tutti quanti poi si trasferiranno di nuovo al clan delle lucertole, quindi dovremmo ritornare lì indietro. Andiamo, sembra che quei cavalieri siano andati via. Bene, quindi dove andiamo? Non abbiamo imparato nulla né dai Caraia né dal clan delle lucertole che hanno lasciato Kisha, le papere, Saphir e il clan degli Almachinan. Ma prima di andare da qualsiasi parte vorrei raccogliere più informazioni dai mercenari in Caleria. Ok, sembra ragionevole. Andiamo verso Caleria. Ah, quindi la zona desertica. Sono passati sei mesi adesso. Scommetto che lì c'è tanta gente che ci sta aspettando, Ace. Potrebbe essere. So che lì c'è un box pieno di mosche. Che praticamente riportano tutte le tue attività illecite.
Capisco perché immagino di sapere il perché hai preso quel lavoro. Dove sono finiti tutti quei, diciamo, tutti quei gran soldi spesi in donne? Ah, stai zitto. Cosa vuoi fare? Vuoi venire con noi? Diciamo, gli abitanti del villaggio che sono scappati, cioè sono scappati, stanno cercando un altro posto. Dato che non sappiamo dove sono andati, non puoi veramente andare, diciamo, appresso a loro. Io credi che vedrò di nuovo quella donna se vengo con voi? Quale donna? Abbiamo incontrato una strana donna proprio prima del disastro. Sembrava conoscere l'attacco, appunto, incombente. Joker, la ragazza e io, siamo andati verso di lei. Non può essere. Se il combattimento è nel tuo sangue, vieni pure. Dicono che i guerrieri dei Caraia sono coraggiosi. Tu lo sei? Ma certo. Ecco, vedi, è lei reclutata. Scusami, capitano. Va tutto, diciamo, ok, va bene tutto, eccetera, ma chi pagherà la sua stanza e chi le porterà del cibo? Beh, immagino che tu possa gestire tutto ciò. Dopotutto sei tu quello in carico delle spese dell'unità. Lei può avere parte del mio, diciamo, parte delle mie cose. Veramente? Questo sicuramente aiuterebbe. Ace. Intendo che era solo uno scherzo. Ok, quindi hanno l'attacco di gruppo e loro hanno sbloccato ora l'attacco di gruppo loro due da soli. Figo. Ora però è dove c'era il deserto, vero? Ah, possiamo andare a Lake Castle. E Caleria, vedi? Però possiamo andare al castello. Ok, andiamo al castello. Oh, una scena, non immaginavo. Anche se in realtà. Halt! Chi va là? No, niente di speciale, solo noi. Evil Doors? Evil Doors? In realtà abbastanza l'opposto, direi. Cecil, che sta succedendo qui? Ciao, Thomas. Ho preso questi banditi di montagna. Ah. Per favore, scusatela. Sembra che abbia frainteso. Come, diciamo, come padrone del castello vi offro le mie scuse. Non ci piace essere trattati come dei banditi di montagna. Probabilmente è quella tua faccia spaventosa. Perché la tua? Quindi, siete venuti qui per aprire un... cioè, siete qui per portare avanti un affare? Per aprire un business? Business? Che intendi con ciò? Beh, questo castello ha recentemente aperto se stesso al commercio libero. Noi affittiamo la terra alla gente che vuole aprire qui il proprio business. Ho pensato che magari appunto voi siate venuti qui, dato che avete appunto sentito la voce di tutto ciò, ma immagino che non sia questo il caso. È un modo abbastanza strano per, diciamo, è un modo abbastanza strano per un castello di fare. Mi sorprende che il consiglio di Zexen l'abbia approvato. Quegli avidi vecchiacci, vedono qualsiasi nuovo business come un nemico, dopo tutto.
Non è veramente un problema, sai, questa è una terra comune tenuta sia dagli Zexen, sia da Zexen che dalle Grassland. Quindi non c'è veramente cioè, quindi non può decidere il consiglio dietro i nostri affari. Ha detto che non è un nostro business, capitano, cioè non è un nostro affare. Guardate voi stessi. Questa è la prova questo è appunto il contratto che prova tutto. La gilda di Zexen e i sei clan delle Grassland hanno accettato un accordo fatto dai Firebringer per fare questo posto una terra comune, tenuta sia dagli Ze da Zexen che dalle Grassland. Sembra essere un documento legittimo. Lo è. Quindi, che ne pensate? Volete aprire un business e portare diversi clienti qui? Non siamo dei mercanti, siamo mercenari. Capisco. Quindi siete semplicemente passati di qui. Beh, immagino che la gente non sappia ancora che cos'è un'area di commercio libero. Dobbiamo avere pazienza. Abbi pazienza, Thomas. A presto, diciamo, sicuramente a breve, la voce inizierà a diffondersi e saremo pieni di gente. Mi dispiace, non conoscevamo la situazione qui. E qui è dove vi volevo. Tutti belli e eccitati. Mentre invece voi sembrate così tristi. Volete comprare qualche biglietto della lotteria? Ecco. Ehi, aspetta un minuto. Ciotto patè. È una buona idea. Spero che le cose migliorino per voi. Buona fortuna come proprietario del castello e proteggi bene questo posto. Lo farò. Se conosco, ecco, da qui abbiamo aperto praticamente i reclutamenti anche con loro. Questa è la tipica frase che appunto segna il fatto che noi abbiamo aperto i reclutamenti, quindi era importante venire qui. Se conosco qualcuno che vuole aprire il suo business, gli dirò di venire, gli dirò appunto, gli dirò questo posto, ma non aspettarti chissà che. Vi ringrazio davvero tanto. Ok, quindi abbiamo sbloccato i reclutamenti. Quindi era importante effettivamente venire qui. Allora, dato che adesso la situazione si è fatta interessante, io posso comprargli questi benedetti biglietti da lotteria? Oh, sì, che li posso comprare. Quindi ora che cosa succederà? Succede che io compro i biglietti, aspetterò e cercherò di fare la mia fortuna per iniziare a uppare le armi. Uppare le armature e poi dirigerci verso Caleria. Quindi per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao! Piccola sezione extra prima di chiudere perché ci sta. Potrebbe appunto crollare da tutte le parti, ma questo castello ha delle persone abbastanza simpatiche. Sono sicura che abbiano avuto dei tempi difficili. Possa essere una terra comune, ma può anche essere una terra comune, ma dubito che il concilio la lascerà andare così facilmente. Comunque, capitano, hai avuto modo di guardare quel contratto? Quale contratto? Quello che il mediatore della. Il mediatore? Ah, il mediatore che ha citato nel suo documento, condivide il tuo nome. C'è qualche sorta di relazione? Mi sorprende. Comunque, dove è andato Jack? Immagino. Al solito che sia andato chissà dove.
Ah, invece guardo, l'è andato lì alla nave. Ah, l'oceano. Che bellezza. Ah, ecco, è ritornato nel party. Ok, quindi adesso possiamo finalmente uscire. Ok, alla prossima.